Riccardo, non ti sembra di vivere un déjà vu? Direttore, questa volta posso spiegare tutto. Sai, quando mi hanno detto che ti droghi, inizialmente ho pensato di intrappolarti in un sacco nero e chiuderti dentro lo sgabuzzino per una settimana. Dopo averti bastonato, veramente. Ma questo farebbe di me una persona maleducata, non trovi? Questa non c'è bisogno che la commenti, vero? Ma io sono magnanimo, Riccardo! Quindi ecco quello che faremo. Da stasera avrai un collega al tuo fianco che ti aiuterà a gestire la tua dipendenza. Un collega? E chi? Vedrai stasera, Riccardo! E per dimostrarti che non ti porto rancore, se proprio avrai problemi di astinenza, potrei esserti di aiuto. Se mi dai 2 giorni ti posso procurare della roba buona! Chiaro? Fuori dal lavoro, ovviamente. Sì, e non credo ce ne sarà bisogno. Io andrei. Ah, tu andresti? Io andrei, sì. Ah, tu andresti? Andrei. E allora vai, Riccardo! A volte mi chiedo se non sia un'allucinazione anche lui. Caro mio, mi sa che sono 2 opzioni per uscire da questa situazione. La prima è raccontare a tutti di noi, ma secondo me non è una soluzione intelligente. E la seconda sarebbe usare la forza. Ma quale forza è forza? Ma se con la tua capacità mentale già tanto si riesce a spostare il popcorn con la scopa, nah. La seconda opzione è reggere il gioco e fingere di disintossicarti. Ma come faccio a fare finta di disintossicarmi? Ma cosa mi è venuto in mente? Io non fumo neanche le sigarette. E poi perché assomiglia all'Hobbit dell'altra volta? Oh. E poi nel film non hai la barba. Ma continui a chiederlo, sei pesante! Noi siamo allucinazioni! Probabilmente hai visto questa faccia in giro, adesso te la ricordi e la rivedi ovunque. E poi scusa, cos'è sto razzismo verso gli Jedi? Non posso essermi fatto crescere la barba nel frattempo? Ma guarda questo! E poi ragiona, un modo per uscire da questa situazione in maniera indolore ci deve essere! Io la vedo dura. La vede dura lui. Da quando mangiate i popcorn? Questi? Ma questi non sono popcorn, sono midichlorian, non servono un cazzo, però sono croccantissimi, prova. Dai, prova! Forse devo davvero iniziare a drogarmi, magari mi passano le allucinazioni. E forse il mio cervello va al contrario. E quello sarebbe un vestito da Jedi. A me sembra un accappatoio. Oh! Ciccio, cammino, eh! Ascolta, te lo ripeto, io sono una tua proiezione mentale. Se mi immagini il vestito di Spagna sono cacchi tuoi. Ovvio. Te ne vuoi andare? Non devi riportare l'equilibrio nell'universo o qualcosa del genere? No, fino a dicembre sono a posto. Certo, a meno che Cacco Zorro non cambi di nuova idea, però non lo so. Oh, ecco che arriva l'altro svitato. Se arriva anche Germano ci facciamo una bella briscola tra svalvolati. E la cosa che fa ridere è che io sarei quello più normale dei 4. Te ne vuoi andare? No. Buongiorno. Ricky, io e te siamo simili, lo sai? Su questo non ci piove. Io dovrei lavorare, quindi. No, non hai capito. Sappiamo entrambi chi ha gradito Fabio, no? Io non dico nulla e tu non dici nulla, giusto? Non ho idea di cosa tu stia dicendo. Ma scusa, adesso la forza, sii razionale come me! Ti sto dicendo che è stato lui! No. Ci siamo capiti, eh? Ah, ma guarda che posso fare anche di meglio, eh? Posso fare anche di meglio. Ad esempio, stamattina ho messo la colla sull'asse del cesso prima che andasse in bagno lui. Ti copro le spalle. Ma sei matto? Ma quello adesso mi sta addosso. Appunto! Ce lo lavoriamo ai fianchi, dai che ci divertiamo. Dai, siamo compari? Sai, inizio a pensare che qui dentro sia tu quello più normale. E lo dico da tua allucinazione, eh? Facciamo così. Adesso facciamo... Lo lasci stare per un po', poi facciamo un piano. E tra un po', tra un bel po', mettiamo in atto il piano, eh? Ah, strategia a lungo termine, mi piace! Posso preparare una miscela di detersivi lassativi da fargli annusare a tradimento. Sì, ci vorrà un po' per ottenere la formula corretta, ma ne varrà la pena. Vado subito a lavorarci. A dopo, amicone!
Cosa diavolo è appena successo? Ma non sei contento, Riccardo? È un nuovo amico! È comunque più di quello che ha ottenuto Obi-Wan con papà. Su questo non ci piove. Ma dici che finirò bruciato anch'io? Oddio, visto il tipo è un miracolo che non ti abbia fizzato con la scopa, ma non credo che corri rischi, tranquillo. Cosa vuoi, Fabio? Dirti che sono stato io a fare la spia al direttore. So che sei stato tu a legarmi come un salame. Ah, e so anche della colla sulla tazza del water. Ma non ti preoccupare, poi sistemiamo i conti. Guarda che non sono stato io, te lo giuro. E comunque grazie. Adesso dovrò assorbirmi un collega che mi farà da baglia. Anche se non neanche... Oh no. Oh sì. Chissà chi sarà. Ci divertiremo, Riccardino.